vamos, vamos pa'l batey, a guarachar. ¡Qué rico! Vamos, 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 buongiorno, buonasera, buonasera. Vi voglio presentare oggi, questa sera, una grande, grandissima cantante che vi ha fatto ballare chissà quante volte e chissà quanto vi farà ancora cantare in quell'estate che verrà più avanti, che speriamo che venga presto. Ve la presento subito, vi passo la palla addirittura, sapete a chi? Adriano Fumagalli, grande attore, attenzione! Ciao Cecilia! Come state? Ciao Samu! Ciao! Ciao. Stanno vedendo! Come stai? Bellissimi. Come stai? Come stai? Tu, beh, come stai? Come stai? Quando vedo lei sto sempre... cioè, oggi c'è un po' di freddo. C'è freddo oggi? Sì, fa, oggi è un po' uggioso. Sì, sì, un po' uggioso. Che piacere immenso. Guarda, ti dico solo che Malgioglio ci ha fatto un audio e ve lo faccio sentire ora. Vi ha fatto un audio? Grande del suo, scusami. Oddio, sono Cristiano che sto vedendo che è lì con noi. La mitica, la più grande, veramente, puledrona, Cecilia Gayle. Mamma mia, una ragazza che ci ha fatto tanto ballare, una cantante incredibile, una cosa sensazionale, veramente. Vi porto tutti a Santo Domingo, puledroni, cavalloni, puledroni, mamma mia, Cecilia, pensa, puledrona. Ah, a parte che io non sono di Santo Domingo, io sono di Costa Rica, l'unico paese al mondo che non ha l'esercito. Ah, fantastico! È una cosa bellissima che sanno in pochi. Ah, infatti non lo sapevamo noi. Appena si può andiamo tutti in Costa Rica. Certo, certo. Saluto Diego Sasso, ciao Samu, dice Andrea. Andrea, buonasera. Andrea, l'altra, perché noi siamo su 3 pagine stasera, no? Siamo su Radio Divoc 19, Tecno Laboniar, Diego, sì, Diego, e il grande Bob Gass, con le dirette di Bob Gass, che va sempre in onda alle 9 di sera. Poi gli amici di Facebook, gli amici di Instagram, di tutti i social. Mirko Cavalli, certo, Cecilia. Mirko Cavalli, buonasera. Poi abbiamo Sandro... Carbonari, bellissima musica, grazie, però la più bella è quella di Cecilia e dopo magari ci canterà qualcosa a cappella, che so, mi hanno detto tanto io canto sempre, da che mi sveglio io canto. Che bello, vai, quando vuoi, è tutta tua. Ciao Andrea Mosca, eccolo qua, di Tecno Laboniar. Quando vuoi, se vuoi cantare, farci sentire la tua voce in diretta così è... Volevo danzare, volevo chantare, el te vede pitero. Volevo danzare, volevo chantare, el te vede pitero. Quieres tu bailar, quieres tu cantar, el te vede pitero. Toda la noche a bailar, el te vede pitero, wey! Avete capito chi è, ragazzi? Se non... Ma giusto per ricordarvi il pezzettino, giusto così, no? È tipo di Pampa. Esatto. Oh, ma sì, ma lei su Pampa, dimmi un po', ma l'hai ballato, Samu, il mio Pampa, l'hai ballato qualche volta? Io quando faccio i matrimoni metto tantissimo quella canzone, tantissimo. Tutti i capodanni sicuro c'era, tutti i capodanni di sicuro c'era. e quindi anche il borderò era segnato, giuro. No, sì, infatti è una canzone che mi ha dato due brani che hanno segnato, direi, la mia storia musicale, la storia artistica, che mi ha dato tantissimo. Sono delle canzoni che hanno dato il via, soprattutto in Europa, ai balli di gruppo, quindi... Cosa ti rappresenta, Cecilia? Ah no, questa era una premiazione. Dove sei andata a prenderla? No, una foto qua e là, tipo adesso passiamo ad altro, tipo, no? Ah, qua invece era l'anno scorso, nel programma Detto Fatto, Rai 2, che stavo presentando L'importante finire, e un brano di Cristiano Malgioglio che ho riarrangiato in chiave baciata, perché prima del Covid avevo questo progetto di fare un album dedicato all'Italia che si sarebbe chiamato Te Amo Italia, quindi avevo cominciato con L'importante finire e poi subito dopo Un'estate al mare, però poi è arrivato il Covid, mi sono fermata soltanto per un attimo, perché questo periodo l'ho preso come una vacanza meritatissima. Io sono molto ottimista e sono sicura e convinta che torneremo più forti di prima. Assolutamente, speriamo che sia di buon augurio. Sì, ma sarà così. Matteo. E quest'altra foto, una foto di qualche serata, adesso non mi ricordo dove di preciso. Qualche anno fa, sì, o magari poteva essere, no, non mi ricordo. Questa foto che mi hai tirato fuori, in quei tempi che si usavano molti manifesti, che un mio amico, un fotografo, Pino Polesi, che mi ha fatto questa foto nel periodo del Pampa. Altre foto qua e là, diciamo, ecco. Era di questo, ecco, questi bambini. Io nei miei palchi, quando io faccio i miei concerti, il mio palco è quasi sempre pieno di bambini, non so perché i bambini mi amano. Beh, certo, perché li fai ballare. Adesso anche tutti i TikToker così, è tutto così. Guardalo qua, Gabriele Fiaschi di Sotto Lab. Adesso tolgo la foto, ti faccio vedere, perché sennò non... eccoci qua. Eccoci qua. Adri, cosa vuoi dirmi? Com'è stare vicino a Cecilia? Fa caldo. Meno male. Fa caldo, Oh, ma che bella casa che hai, Cecilia. La vuoi vedere? Non te la faccio vedere. Questo è il salone, guarda. Wow. Allora, qua c'è una colonna, poi qua ci vediamo un pochettino, dietro c'è Adriano, l'avete capito, è tutta di bianco perché a me piace il bianco, è tutta sfoglia, tutto minimalista. Io amo le casse minimaliste. Poi ti faccio vedere la cucina, guarda. Sì. Questa è la cucina, nella camera da letto non ci vado perché ti sono girato. Ti saluto Massimo Picci Piccinelli, ciao a tutti da Bergamo. Cecilia, mancano le dirette Cin Ferrari, dice. Dove? Aspetta, dai, la facciamo, non le dirette in Ferrari, aspetta che sistemiamo adesso. Un commento lì, poi guardiamo gli altri. Vado a fumarmi la sigaretta e ti lascio buone mani. Sì. Ah, ma fumala dopo, se no non fumala. Grande Adri. Se sarai in Sicilia verrò a fotografarti. Chi ha detto? Matteo Mirabile. Va bene, quando vuoi. Quando vuoi. Planet 20. Ciao a te. Quando Andrea vuoi. Buona serata. Cosa? No, stavo leggendo un po' i commenti. Anch'io devo smettere di fumare, perché secondo me è meglio smettere di fumare. Il fumo fa male. Fa male, dici? Abbastanza. Certo. E allora, come ti stavo dicendo, che avevo questo progetto che l'avrei fatto, che prima del Covid era l'album con cui stavo lavorando, quindi avrei riarrangiato i brani italiani in chiave latina. Però è un progetto che porterò avanti. Quando? Vabbè, adesso sai, penso che un po' tutti quanti siamo un po', soprattutto noi artisti, siamo un pochettino... un po' scombussolati. Un po' piattati, no? Io in questo periodo l'unica cosa che mi sono preoccupata è Ciao Dario Zito, ti saluta. Ciao Dario, da Palermo. Grazie, ciao Dario, come stai? Ah, ciao Dario, non sei ancora tornato, un abbraccio. E la unica cosa che mi sono preoccupata in questo periodo è di cercare di stare bene psicologicamente, no? Sono molto ogni giorno che mi sveglio cerco di star bene, poi penso che piano piano le cose si assestano. Assolutamente, dai. Poi bisogna essere per forza positivi, perché se no infatti quindi, quali brani preferisci della musica italiana? Dice. Cosa ha detto? Non ho capito, qual è la domanda? Lo metto in sovrappressione. Quali brani preferisci della musica italiana? Guarda, a me piace, io non ho un cantante preferito, a me piacciono le belle canzoni, che chiunque le fa, non ho uno, dico, oddio, io non sono una che si fissa con niente, quindi se sento una bella canzone, chiunque la faccia, la apprezzo. Sicuramente posso collegare la musica in base al mio stato d'animo, giustamente magari ci sono dei momenti che mi voglio rilassare, e allora sento musica new age, o voglio essere un po' più allegra e metto un po' la mia musica, un po' di salsa, un po' di merengue, un po' di reggaeton, dipende, però mi piace, sento anche la musica classica, sento un po' di tutto. Dice, Dario dice, torno a fine mese a Milano. Va bene, allora poi ti aspetto per un caffè, Dario. Cecilia, sei una grande artista, una splendida persona, sempre Dario. Ciao Dario, un abbraccio fortissimo, un bacio. Grazie. Si vede che persona, si vede. Traspare, non dice bugia, non dice bugia, si vede che non dice bugia. Io lo dico sempre. Qui dice Sottosuolo Lab, che è in collaborazione con noi e fa parte di noi, di Tecno Laboniar, di Radio Divoc 19, delle dirette di Bob Gass. Sottosuolo Lab fanno con Tecno Laboniar, fanno un sacco di musica italiana e non più techno, house, insomma fanno un po' di musica mista, via. Dico bene, dico giusto, correggetemi se sbaglio, perché non sono... Io sbaglio spesso, quindi correggetemi, non accettiamo le critiche noi. E Dario Zito dice grazie mille. Un abbraccio. Quindi tu mi diceva Adriano. Va bellissimo, Adriano va benissimo. Adriano. Ok, sì. Adriano, che questa radio è Covid-19, sì, di COVID-19 al contrario, esatto. Quindi è nata da poco la tua radio. Esatto, è nata in pandemia il 4 aprile, si chiamava proprio appunto Radio Covid-19. Poi ci hanno fatto un articolo di giornale, poi è uscito un'altra roba, perché io intrattenevo con musica anni 90, no? Perché io faccio il DJ, faccio feste, un impianto molto grosso, questo è minimo, poi c'è altro impianto, insomma siamo belli attrezzati per fare feste, di far divertire la gente anche quest'estate e quant'altro, con tante cose, con anche matrimoni, non solo musica da, E quindi dopo è andata avanti questa cosa e poi è cambiato, perché dalla prima pandemia è cambiato, è diventato da Radio Covid-19 Radio Divoc 19, proprio puff. Cioè dal negativo al positivo, capito Cecilia? Così, sì, così. Che bello stare qua con Cecilia, che bello. Cecilia e Adriano Fumagalli, mamma mia, che bello. E per me è un onore. È un onore. Adri, ti vedo a metà, però. Mi vedi a metà? Ascolta, e tu quanti fai questo programma ogni quanto? Tutti i giorni o? Ma tutti i giorni noi facciamo qualcosa, o noi, o Tecno Laboniar, o il Frank Curio Tour, che sarebbe la pagina di Max Pazzaglini, un uomo che si è fatto da solo, da zero, con 200.000 fan in tutto il mondo sparsi a macchia d'olio. Il suo programma è molto diverso dal nostro, però attira molto e quindi va molto, perché è molto vero come persona, e quindi fa parte di noi e anche tutti gli altri, insomma. Andiamo avanti in questo binario col treno. Complimenti. No, vabbè, ci divertiamo, noi siamo qua per divertirci, noi siamo così, ci piace divertirci, siamo pazzarelli. Ma adesso qualche volta veniamo su a trovarti, quando volete, Adri, quando volete. Tu sei di casa ormai, te sei di casa quando vuoi, assolutamente. Ma quindi Radio Divoc è una radio che fa solo intervista, non mettete musica, non ho capito bene. Allora, praticamente su Tecno Laboniar sì, si mette musica, e lì si fa proprio musica, sabato sera si fa musica. Sulla nostra pagina di Radio Divoc, poi c'è anche il sito dove poter fare, noi abbiamo fatto tipo sì, tante interviste, più di 100, continuiamo a fare interviste perché ci piace fare quello. Io sono specificato per quello, diciamo. Poi c'è l'altro che fa altro, l'altro che fa altro ancora. Cioè, abbiamo questo palinsesto che stiamo creando adesso tutti insieme, insomma stiamo crescendo. Mettete la musica di Cecilia così balliamo un po'. Diglielo. Te l'ho detto prima, scusa, non ho capito. Hai ragione. Metti la mia musica. No, il problema di Pampa. Se fossimo... No, però bisogna spiegare che poi... Perché poi ci sono le censure. Esatto, anche se ci abbiamo qua il protagonista, chi l'ha inventato e tutto... purtroppo magari ce la bloccano adesso, magari ci chiedono scusa tra un mese, cioè la politica di Facebook è così, è sempre andata così, e quindi niente, noi la possiamo... No, però non deve superare il minuto, deve cercare di fare qualche secondo. Allora andiamo in pubblicità, torniamo subito qua e vediamo quello che si può fare, va bene? Va bene, a tra poco. A tra poco, pubblicità. Bed and Breakfast, la rosa del lago, vicino al lago Maggiore. A soli 3 minuti di auto si trova l'eremo abbarbicato su uno strapiombo di roccia a picco sul lago Maggiore, all'eremo di Santa Caterina del Sasso, all'Aveno. E altre attrattive. 3 camere modernamente arredate con bagno privato, piscina con acqua salata, giardino e grande parcheggio coperto. Le camere del Bed and Breakfast La Rosa del Lago Maggiore. Le 3 camere sono accessibili da un ingresso privato, curate in tutti i dettagli e luci soffuse per la notte. Il loro nomi sono legati alla natura del territorio: prato, camera doppia, vista giardino con bagno privato e vasca idromassaggio, bosco, camera doppia o tripla, vista giardino e alberi, con bagno privato e doccia, lago, camera quadrupla vista piscina con bagno privato e doccia. A pochi minuti dal B&B ci si può imbarcare per dirigersi alle perle del Lago Maggiore, l'Isola Bella, l'Isola dei Pescatori e l'Isola Madre. L'Isola Bella, dove è situato l'imponente Palazzo Borromeo in stile barocco. A Rolo, frazione di Leggiuno, il B&B si trova a pochi minuti a piedi. La zona è balneabile e attrezzata da giochi per bambini, servizi, docce e un bar dove poter anche mangiare. La rosa del lago, aperto tutto l'anno. Prenota adesso al 391-131-5411. Bed and Breakfast, la rosa del lago, vicino al Lago Maggiore. La rosa del lago, la rosa del lago, la rosa del lago. Eccoci. È vivo? Sì. La sentite, ragazzi? Mi sentite? Ragazzi, mi sentite? Pronto? Mi sentite? Mi sa che non mi sentono. Niente, siamo tornati qui, però non ci sentono, non ho capito il perché. Mettiamo un po' di musica. Non so se ci Ci sei? Io ci sono, voi ci siete? Mi sentite adesso? Pronto? Eccoci. Vi sentite? Mi sa che non mi sentono. Magari bisogna uscire e rientrare. Prova a uscire e rientrare, sì. Magari è quello. Siete tutti in live, ragazzi, succede anche questo, quindi è normale. Stavo chiamando su altro nome. Lui parla, sta parlando. Non lo so, perché non sento niente. Una cantosa bien preparada que preparó María Caridad. Vámonos, vamos para la ley, que hay un bochiche en el monte, que donde la fiesta, que donde se goza, con buca y pilar, tomando café. Ay, mira, perrito, ay, vamos, bebé, ella viene llegando, el sabroso bebé. Dile che faccia. Deve essere... Ok, allora... Adesso prova a rientrare, perché era appena uscita, insomma si è bloccato qualcosa, non si sa cose che succedono, ma adesso appena rientra la rifacciamo vedere. Intanto vediamo un attimo un po' i commenti, vediamo un po' i commenti, chi c'è. È il Tipitipitero, esatto, era il Tipitipitero, volevo fargli la sorpresa ma non è andata a buon fine, perché adesso la rimettiamo appena rientra. Yes, adesso la facciamo rientrare subito, eccola qui. Cecilia, ci sei? Mi senti? Tutto bene? Eccomi qua. Ok, adesso io ti sento. Sì. Adesso sì. Forse c'era qualche problema io, ho toccato qualche tasto. Può succedere anche a me. Può capitare anche a me. E niente, io ero partito così. La senti? La sento, sì. Facciamo uno strappo alla regola, perché abbiamo qua il protagonista di questo, quindi la protagonista, il protagonista è maschile. E adesso vai a cappella te, vai te. Bonita, guapita, querida, a te. Adiós tristeza, yo me voy a bailar. Guapa bonita, we make a party. Guapa bonita, ya ves, vamos a bailar. Bulabú dance, bulabú chante, el tipitipitero. Bulabú dance, bulabú chante, el tipitipitero. Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipitipitero. Ecco! Mamma mia, applausi! A cappella così, ragazzi, ma che bello è avere qua la Cecilia Gayle. Abbiamo qua Cecilia Gayle, ragazzi, fategli qualche domanda, cacchio, brava, guarda qua. Questa era una risposta di prima, piano. Ok, questo qualcuno è innamorato, mi sa, eh? Mi sa che qualcuno è innamorato. Dario Zito è innamorato, mi sa? È un amico? No, è un amico, dai. E dice brava. Grazie. Allora, Sanremo no, o sì? Sanremo sì, Sanremo no. No, guarda, io non penso di andare, quest'anno non penso di andare a Sanremo perché... sai, visto la situazione, non sai neanche come sarà, sì, sai, penso che ci saranno molte regole di quante persone possono entrare. Però ti piacerebbe andare, no? Saranno... ti piacerebbe... ma non lo so, io sto valutando, ma non penso che ci vado, perché... io sono innamorato, ha detto. Cancellare i posti, non penso che vado. Ha detto che sono innamorato, Dario Zito, è vero, vedi? L'abbiamo scoperto, attenzione, l'abbiamo scoperto. Poi Cecira è la solarità in persona. E tu andrai a Sanremo? Io no, ma va, io sì, vado a fare le foto a Sanremo fuori, vado a intervistare qualcuno magari, probabilmente. Adesso vediamo come anche io, vediamo come si fa con questo Covid qua, adesso vediamo, magari perché abbiamo anche un inviato di là, no? Quindi magari... Samu, allora io guarda, consentami di salutare gli amici. E certo. A te grazie di questo spazio, mi ha fatto davvero molto piacere. Anche a me, tantissimo. Viva un abbraccio caloroso a tutti. Detto da un italo brasiliano, Gabriele Fiaschi è un italo brasiliano. Ma ogni volta che dico qualcosa di importante mi interrompi. C'è ragione. Devo leggere i commenti. È uno spettacolo, Samu. Perché ti voglio intrattenere qua, hai capito? Per quello. Ogni volta che mi taglia. Gliela posso fare una domanda? Assolutamente, fagli la domanda tu che sei lì vicino. Come hai iniziato? Io ho iniziato sicuramente dalla pancia della mia mamma, perché da che sono nata, sì, nonostante io per far contenti i miei genitori ho studiato psicologia, però sono una pianista mancata perché non volevano che io facesse musica. Però il mio sogno è stato sempre quello di voler cantare, di essere su un palcoscenico. Io sono una contadina e ce l'ho fatta sognando, sognando, sognando. Sono riuscita a calpestare i palcoscenici più importanti al mondo. Questo lo so, ma come hai iniziato? Da dove ti hai dato il tac? Te l'ho detto, la pancia della mia mamma. Dopo che suscita la pancia. Ah vabbè, ho voluto sempre cantare, ho cominciato comunque a cantare nella chiesa, nei festival del collegio, della scuola, così. Ma qui in Italia chi ti ha scoperto? Mi sono scoperta da sola. Si è scoperta da sola? Sì. Sì. Grandissima, si è scoperta da sola. Un applauso, bellissima. Adri, questa qua... è bellissima, da sola, e sono andata a bussare alle porte. Dico, senti, io devo fare questo, voglio fare quello. È vero. Bravo, sembra che non è, però non è stato mai il buongiorno che mi ha scoperto. Però i tuoi pezzi li scrivi tu? Alcune sì, alcune canzoni sì. Alcune canzoni. Quindi sei cantautrice? No. No, io non sono una cantautrice, l'ho scritto qualche volta per l'esigenza, perché magari non c'era nessuno che scrivesse in spagnolo, perché io canto in spagnolo, ecco, in Italia era difficile, però no, io sono un interprete. Beh, certo, quello sì. Poi hai fatto tantissime cose belle. Sì, ho avuto la fortuna di poter raggiungere... un mio obiettivo, che era quello di cantare, di fare il mio lavoro come cantante. Non è facile, no? per i musicisti. Io ci sono riuscita, e non solo, a me mi ha permesso il successo che ho avuto, mi ha permesso di portare avanti mio figlio, perché io ho un figlio che si è laureato al Harvard. Che bello! Sì, e quindi ho lavorato, ce l'ho fatta, ho lavorato tantissimo e ce l'ho fatta grazie a questi grandi successi. Però hai avuto un periodo che ti sei un po' fermata, eh? Ma sì, però mi sono fermata, ma non perché non c'avevo la possibilità, perché sai, io in Europa sono la unica che fa questo genere, perché sono pigra, perché voglio voluto fare altre cose, perché volevo dormire, perché volevo andare a casa. Bravissima, ma che bello, persona. Quando mi rompo il coglione anch'io lascio perdere. No, io non è che ho voluto lasciare, perché comunque i concerti l'ho sempre fatto tantissimo in giro, però voglio di fare altro, perché credimi che io ho avuto un po' di aspettativa, diciamo, sei voluta prendere più tempo per te, diciamo, ecco, quello volevo dire. No, non è proprio quello, era un po' la stanchezza, perché sfido chiunque di lasciare il tuo paese da sola e crescere un figlio da sola in un paese che non è tuo da sola, è una grande sfida. Facile, quindi però il sacrificio e il lavoro non è poco, quindi io ho dovuto lavorare tantissimo questi anni, quindi è arrivato un certo momento che per altri 6 anni ho detto, sai che vi dico, io voglio che arriva la sera e andare a dormire, infatti adesso sono le 8, che ora sono? No, io voglio andare a dormire tra poco, ecco, però no, adesso non è che posso continuare a dormire. No, certo. Mi sono riposata. E quindi adesso ci sfoggerai un'altra canzone di quelle come il Bibitteno. Beh, sai, io voglio, magari mi capitasse, no? Perché comunque la visibilità è molto importante. Però già di poter continuare a fare il mio lavoro io mi sento molto fortunata. Assolutamente, ma che invidia. Io mi metterei un attimo nei tuoi panni adesso e farei quello che hai fatto tu, cacchio, io lo farei subito domani. Cambiamoci, vediamo, sai quel film là che stai lì in televisione e si scontrano due persone e si scambiano di identità, ecco, io farei così, dai, mi scambierei di identità. No, io divento Samu e tu diventi Cecilia. Sì. Ma Samu, sei troppo brutto per diventare come lei. Vabbè, qualche lampada. Qualche lifting. No, ma il bianco è perché adesso abbiamo qua una luce che dovremmo cambiare, perché è veramente bianca, però abbiamo anche la luce rossa, verde, potrei diventare anche Hulk, volendo. diciamo. Comunque, esatto. Quando facciamo sì. Senti? Sì. Adesso, quando si può ricominciare, facciamo qualche serata, ce la portiamo quando vuoi, sarebbero 1000. No? Guarda, io penso alla mia, io ho messo la mia anima in pace per quel 2021, perché io penso che questo 2021 sarà un anno ancora difficile. Cioè, sì. Ho più fiducia nel 2022. Quindi, però, ci sono tante cose che possiamo fare, possiamo creare della musica, scrivere. E allora, quando si apre tutto, quando si apre tutto, visto che siamo abbastanza vicini, quando riaprono le gabbie, insomma, sì. Facciamoci un'uscita, andiamo tipo ad Arona, ok? Andiamo in qualche bar aperto di Arona e facciamo qualcosina che non sa nessuno, una robettina in qualche bar, così, per allegrare un po' la gente. Posso organizzarla io, Adri? Che dici? Sì, perché può venire tanta gente, tesoro, perché lei merita, io no. Assolutamente, assolutamente. Smuovo no, però al bar con te ci vengo a prendere un aperitivo senz'altro. Bellissimo, ok. Aperitivo. Ci prendiamo l'aperitivo. Io abbiamo preso l'aperitivo, come non ci viene? No, che la zona lì è molto bella, che la zona è molto bella. Però... bella, sì, sì. Sul lago lì ci sono dei posti spaziali. Magari sì, organizzi un bel concerto sulle lungomare, no? Sul lungolago, sarebbe bello, perché la zona è proprio bella. È bella questa è una bella zona, non è il mare, però anche qua abbiamo delle belle zone, sì, l'Italia è bella tutta. È bella come te, Cecilia Gayle, ragazzi. Ciao, io ti abbraccio, grazie mille, mi ha fatto davvero un piacere immenso. Un abbraccio a tutti. Adri, ciao, buona serata. Grazie. A presto, un abbraccio, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, avete sentito qua Cecilia Gayle, abbiamo avuto Adriano Fumagalli, cioè, chi vi ha portato qua, il Samu, avete visto che ha portato il Samu, ha portato Cecilia Gayle. Desde el mero ingreso, paso por la vida yo ganándome los pesos. Si no te gusta, homie, quedas como hielo, queriendo de mi vida desde el mero tipo infierno. De que estoy enfermo, siempre traigo gripa, pues duele la valida que me cura las heridas. Y el corazón que lo cura la bebida. Oiga, cantinero, traiga más. Te quiero recordar a los que se adelantaron y que nos cuidan desde arriba, sepan que los amo. Mujeres bellas también sepan que las amo. Y ya dijeron, ahí nos vemos más al rato, porque les gusta que este vapo nunca es barato. So piden lo que quieran, el copa 7 es cash. Me gusta recordar viejos tiempos, diciéndome que amanezco. Oiga, carrilero, saquen más bebida, vendemos por los muertos que pasaron otra vida. Me gusta recordar viejos tiempos, diciéndome me amanezco. Oigan el dinero, saquen más bebida, vendemos por los muertos que pasaron otra vida. No se me alarmen que pintamos. Allora, stasera abbiamo intervistato Cecilia Gayle. Mica la cantante sotto casa. Cecilia Gayle è internazionale, ragazzi. Qui su Radio Divoc 19, su Tecno Laboniar, su Simone Bob Gass, sulle dirette di Bob Gass, ve l'abbiamo portata, Vi salutiamo qua su Radio Divoc 19 e su tutte le altre pagine. E ci sentiamo alla prossima qui su tutti i nostri canali. Ciao, 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 ciao a tutti, Oigan el dinero, saquen más bebida, vendemos por los muertos que pasaron otra vida. Me gusta recordar. Anzi, volevo far vedere un'altra roba adesso, perché merita, anche perché non l'abbiamo fatto oggi, quindi. Allora, vi faccio vedere le nostre proposte di... sincere, provate, non robetta, così non facciamo vedere robetta noi, noi ci mettiamo la faccia, quindi vi faccio vedere questa proposta. Ciao ragazzi, sono Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A. È con piacere che voglio raccontarvi la mia esperienza di U-Broker. Che cos'è U-Broker? È un modo per risparmiare. La consiglio a tutti. Progetto zero. Quindi U-Broker, progetto zero. Ci sarà anche una grossa opportunità, non solo di azzerare le bollette, ma anche di diventare collaboratori. La consiglio a tutti, per qualunque tipo di informazione potete contattare direttamente la radio. Radio Divoc 19. Tutti voi una buona giornata con la radio e la musica. Ciao ciao. Un broker. Luce e gas. Allora facciamo una bella cosa, un'altra bella cosa, vi faccio vedere un'altra proposta che viene dal lago di Viverone, in Piemonte. Se nessuno lo sa, sa dov'è il lago di Viverone, è in Piemonte. Allora, il lago di Viverone, io vi dico, se volete andare a mangiare bene e di sicuro, andate a mangiare qua. Situato sulla cornice del lago di Viverone, un nuovo concept di ristorazione nasce. La locanda del lago, via Provinciale 50, numero 13.877, a Viverone, provincia di Biella. Potrete gustare le migliori carni del territorio alla brace, la vera pizza napoletana. Ti consigliamo i richiestissimi mega hamburger, non li hai ancora provati? La locanda ti aspetta. Guarda il menu sul sito www.locandadellago.com. Previa prenotazione al 320 244 943 4. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man of my city ain't tryna be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm tryna relax, but she tryna get fondled. She say she done be doing like a groupie. Patience is a virtue, she ain't use it. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the booty, like sushi. Se vi trovate nelle zone di Gavirate, Varese, provincia di Varese, dove dovete andare a mangiare? È aperto, fa delivery, non so, da Porto, quindi potete mangiare tranquillamente qua, che ha anche dei Guinness World Record per lancio di pizze, pizze acrobatiche, insomma tanta roba. Potete andare a mangiare qua, ragazzi. Ristorante Pizzeria Vecchio 800 con forno a legna e servizio a domicilio. Impasti vegetali al campo, integrale, senza lievito, ancine cereali, riso bene e pizze senza glutine. Ristorante Vecchio 800, disposto su due piani, con un orgoglioso giardino e un ampio parcheggio. Grazie alla sua vicinanza con il lago di Varese, ne fanno la location perfetta di vostro matrimonio. Per saperne di più va al www.radio200.it. Se ne nota adesso, chiama il 0332 747 5702 al 0332 744 152. Vecchio 800, un luogo inarmato, sito in zona centralissima Gavirate, provincia di Varese, in viale vicino 37 B. Il ristorante Vecchio 800 è diventato un ristorante di riferimento. Selezioniamo la buona cucina italiana di qualità, innovativa, con svariati piatti dalla tradizione. Yeah! 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 circolante vecchio 800. Un nuovo incantato, un nuovo incantato, un nuovo incantato. 멀어진 건 다시 흐려지면서 다시 흔드는 시선 Could this be love? I see in my dream Think about you all the time 아침이 와도 I'm a dream chaser I think in my addiction addiction Thought that you'd be a girl Thought that you'd be a girl 도대체 어디서부터 내 여던 걸 Allora, eccoci qua su Radio Divoc 19. Andiamo a vedere i commenti se ci sono. Buonasera dall'Ucraina. Quella dall'Ucraina addirittura. Tanta salute a tutti voi italiani. Ma ti ringraziamo, ciao Tami, ormai mi ha fatto molto piacere questo commento, è bello, mi piace, ci piace. Tami, sei nostra, Tami sei nostra. 맘에 드나 봐 구속하기 쉽게 어그러진 날 신경도 안 쓰지 그저 좋은 아침도 다 수금을 맞춰줘 Io apprezzo anche lo sforzo di uno che comunque deve, cioè è straniero e deve scrivere in italiano. Se io faccio una fatica, ragazzi, a scrivere in inglese, voi pensate un ucraino, un tedesco o un altro, insomma, un altro paese a scrivere in un'altra lingua, non è facile, quindi io apprezzo il gesto, ti ringrazio. Ma grazie a te, assolutamente. Adesso vi faccio vedere l'ultima offerta che sono dei profumi, sono delle creme, sono delle cose che sono italiane al 100%, ok? Andate su Samushogun.com. Signori e signore, ci sono novità pazzesche su www.samushogun.shop. Ci sono prodotti di altissima qualità, dalla cosmetica alla profumeria e oli naturali. Tutti i prodotti almeno con 5 certificazioni. Puntiamo alla qualità tutta italiana. Fatti un giro anche sulla pagina Facebook Samushogun, dove troverai profumi senza alcol chimico e acqua. Rimani profumato tutto il giorno, non solo a metà. www.samushogun.shop. Rimani profumato tutto il giorno, non solo a metà. Non solo metà, non solo metà. Ciao Bea, ma che profumo hai messo stamattina? È Baby Minion, è Baby Minion, è Baby Minion. Molto sensuale, molto sensuale. Che lo trovate www.samushogun.shop e anche sulla pagina Facebook Samushogun. Naceré y recordaré Ultima proposta, questa dura pochissimo, ve la propongo perché se siete residenti in Italia probabilmente potete chiamare a questo numero per farvi portare direttamente a casa quello che c'è in commercio, praticamente come un corriere, vi porta però anche il cibo, vi porta tutto praticamente. Buongiorno, buongiorno, grazie della consegna. Ok, io vi saluto qua ragazzi, è stato un vero piacere stare qua con voi e alla prossima ragazzi, alla prossima, ciao, ciao a tutti!